presentazione. Vi chiederei solo di dirmi se vedete la presentazione. No, non la vediamo. Non la vedete? Allora devo aver fatto qualcosa di sbagliato. Sì, deve fare condividere schermo, prof, in modo tale che vediamo lo schermo. Ah, condividere schermo. Condividi. Ah, ecco, adesso sì. Ecco, ora sì. Adesso sì, eh? Ok. Adesso vedete ancora me, che non è un bel vedere, ma lo schermo. Eccolo qua. Ci siamo? Mi vedete? Sì, Perfetto. perfetto. Ok, perfetto. Allora io volevo fare non una lezione, ma un ragionamento insieme, perché questa è la cosa importante, stimolare gli specializzandi a ragionare. E allora predisposto un ragionamento che prende in esame questo tema. Infertilità, cosa è cambiato in 35 anni di PMA? Vedete sempre diapositive in cui c'è un prima e un dopo. Prima è 35 anni fa, dopo è oggi. Cosa è cambiato? Beh, forse cominciamo dalla definizione di infertilità. Quello che trovate su tutti i libri che studiate ancora oggi è l'infertilità come impossibilità di concepire entro un anno di rapporti sessuali non protetti da contraccezione. Però noi oggi sappiamo molto bene che esistono due definizioni di infertilità. Un'infertilità spontanea, che è per l'appunto l'impossibilità di concepire in modo naturale entro un anno di rapporti sessuali non protetti, e un'infertilità assoluta, cosiddetta vera infertilità, che è l'impossibilità di concepire e o di portare avanti la gravidanza fino alla nascita, nonostante il ricorso a terapie mediche o a tecniche di PMA. La nota esplicativa di questa differenza, che è sostanziale ed è venuta fuori proprio dopo i 35 anni di PMA, sta in questo: che oggi le terapie mediche e le tecniche di PMA sono in grado di risolvere all'incirca l'80% dei casi di infertilità spontanea. E i casi di infertilità spontanea che non vengono risolti da terapie mediche e PMA non sono più del 20% di tutti i casi. E molti di questi casi, molti di questo 20%, non viene risolto semplicemente per il dropout delle pazienti e dei pazienti dal programma terapeutico, perché insistendo, probabilmente questo 20% verrebbe ulteriormente ridotto. Quindi abbiamo una prima e un dopo sulla definizione di infertilità. Ma tenendo presente questa definizione più attuale, vediamo che anche la prevalenza dell'infertilità da prima a dopo è cambiata. Prima, 35 anni fa, la prevalenza dell'infertilità si stimava nei paesi occidentali in circa il 15-20% delle coppie in età riproduttiva. Beh, oggi, se distinguiamo infertilità spontanea e assoluta, la spontanea più o meno è sempre il 15-20% delle coppie in età riproduttiva, ma la prevalenza dell'infertilità assoluta è solo il 4% delle coppie in età riproduttiva, ossia è il 20% di quel 20% di coppie con infertilità spontanea che non risolvono il loro caso. Il 20% del 20% è il 4%. Quindi oggi la prevalenza vera dell'infertilità è il 4% delle coppie in età riproduttiva. Cosa dire sulla responsabilità dell'infertilità? Beh, 35 anni fa si diceva, e c'è ancora, credo, scritto su molta parte dei libri, circa il 50% dei casi dipendono prevalentemente dalla donna e il 50% prevalentemente dall'uomo. Beh, questo è vero ancora oggi per l'infertilità spontanea, ma se parliamo dell'infertilità assoluta, dobbiamo dire che circa il 95% dei casi dipendono prevalentemente dalla donna e il 5% dei casi prevalentemente dall'uomo. Questo perché le terapie mediche e le tecniche di PMA sono in grado di risolvere praticamente tutti i casi di infertilità prevalentemente maschile, con eccezione delle azoospermie testicolari, con assenza di spermatozoi anche alla microtese, anche alla biopsia testicolare con microscopio operatore.
E questi casi sono il 5% dei casi di infertilità assoluta, un caso su 20. Gli altri 19 casi su 20 di infertilità assoluta, il 95% dei casi di infertilità assoluta, dipendono dal fatto che le terapie mediche e le tecniche di PMA non sono in grado di risolvere il caso quando non sono disponibili un utero funzionale e ovociti di qualità genetica e strutturale tale da consentire concepimento ed evoluzione della gravidanza. Questa eventualità di responsabilità prevalentemente femminile è di gran lunga più frequente rispetto a quella di prevalente responsabilità maschile. Prima dell'avvento della PMA nella pratica clinica diffusa a tappeto come oggi, qual era lo scopo della diagnostica e della terapia dell'infertilità? Identificarne la causa e ripristinare la fertilità naturale. Oggi lo scopo della diagnostica e della terapia è un pochino cambiato. Oggi ci proponiamo di identificare la causa dell'infertilità e stabilire se la coppia può concepire in modo naturale o deve essere indirizzata verso una terapia medica o verso la PMA. E poi stabilire se la coppia è ancora potenzialmente fertile. L'uomo ha spermatozoi che si possono recuperare dallo sperma o dal testicolo? La donna ha ovociti geneticamente e strutturalmente normali? Ha un utero funzionale al progetto gravidanza? Ecco, questo è lo scopo della diagnostica. Dobbiamo capire questo. Perché oggi il fattore tempo è prevalente su qualunque altro, poiché è noto che oltre il limite temporale della fertilità femminile non c'è nessuna terapia che sia efficace. Quindi il rispetto del fattore tempo, l'occhio di riguardo per il fattore tempo, giustifica la rinuncia ad una diagnosi precisa che noi facciamo quotidianamente in molti casi dove il fattore tempo è prevalente, perché di tempo ne rimane poco. È chiaro che questa impostazione di scopo della diagnostica aumenta l'incidenza dell'infertilità inspiegata e genera anche una tendenza a un overtreatment precauzionale. Perché aumento l'incidenza dell'infertilità inspiegata? Perché io stesso limito il numero di esami che vado a eseguire per risparmiare tempo. Per cui non facendo tutti gli esami che io potrei fare perché sarebbero disponibili, per risparmiare tempo, ne evito qualcuno che mi avrebbe portato a identificare la causa dell'infertilità e la mia infertilità rimane inspiegata. Quindi parte dell'incidenza dell'infertilità inspiegata che c'è oggi è responsabilità dei medici, è una scelta precisa dei medici che devono rispettare il fattore tempo. Cosa vuol dire un overtreatment precauzionale? Che visto che so che il tempo rema contro, tenderò ad andare verso trattamenti più aggressivi e anche più efficaci più precocemente di quanto non avrei fatto anni fa, perché so che a un certo punto arriva un momento in cui nemmeno quei trattamenti saranno più efficaci e quindi preferisco sbagliare nel fare una PMA magari inutile, la coppia avrebbe potuto concepire anche da sola aspettando, piuttosto che non farla e ritrovarmi a pentirmi di non averla fatta perché il tempo è scaduto. Prima, che cos'era il limite temporale di fertilità della donna? Beh, ma basta che andiate a vedere su qualunque testo di ginecologia dove avete studiato. L'età fertile, c'è scritto, inizia poco dopo la pubertà e finisce alla menopausa, col cessare della ciclicità mestruale. Ma oggi sappiamo un'altra cosa. Che l'età fertile inizia, è vero, poco dopo la pubertà, ma finisce quando si esauriscono gli ovociti geneticamente e strutturalmente normali. E in assenza di eventi sfavorevoli che colpiscano l'ovaio, come malattie dell'ovaio, necessità di chirurgia sull'ovaio, chemioterapie con alchinanti, insomma, tutto ciò che può nuocere all'ovaio, l'esaurimento degli ovociti normali nelle donne caucasiche bianche avviene. E gli statistici su questo sono piuttosto chiari, a 44 anni. Se ti va tutto bene nella vita, finisci gli ovociti normali a 44 anni. Se hai qualcosa che ti capita all'ovaio, li finisci prima.
E sappiamo che per 6 anni prima della menopausa, ossia dai 44 ai 50 anni, che è l'età media della menopausa delle donne caucasiche, la ciclicità mestruale è conservata, c'è la mestruazione regolare, c'è l'ovulazione regolare, ma la fertilità non è conservata, perché vengono ovulati ovociti che non sono più strutturalmente e geneticamente normali. E sappiamo benissimo, lo vediamo qui, questo è un grafico storico, non so neanche più di chi è, tanto è vecchio, che quando si fa fecondazione in vitro con i propri ovociti, i risultati vanno a zero a 44 anni, praticamente zero, c'è una gravidanza ogni tanto. Ma quando si usano gli ovociti di donatrice, questo andamento non si vede, perché il problema non è l'utero, ma è la qualità delle uova. La PMA omologa con proprie uova è inefficace oltre il limite temporale. Ma la cosa simpatica è che i ginecologi hanno dei dubbi in proposito. Questo è un grafico, sono due figure molto semplici che mostrano i risultati di un survey di domanda e risposta multipla effettuato dal nostro gruppo su 153 ginecologi ospedalieri italiani che non si occupano in modo prevalente di medicina della riproduzione e non hanno frequentato corsi di aggiornamento in medicina della riproduzione nei 2 anni precedenti. Guardate qua queste due domande. Fino a quale età non è una cosa rara concepire, evitare l'aborto spontaneo e avere un bambino per una donna caucasica? Cioè, fino a quale età non è raro, quindi qual è l'età limite? Rispondono 44 anni il 44% dei ginecologi. Il 56% dei ginecologi ospedalieri risponde 46, 48 o 50 anni come età limite per la riproduzione. Decisamente una visione un po' troppo ottimistica. E guardiamo questa seconda domanda. Quest'età limite, oltre la quale diventa sporadico concepire, non avere un aborto e avere un bambino, può essere spostata in avanti di 3 o 4 anni? Quindi, qualunque sia l'età limite, la posso spostare in avanti di 3 o 4 anni usando uno di questi trattamenti? E tra questi trattamenti c'è anche la fecondazione assistita? C'è la stimolazione ormonale di induzione dell'ovulazione, c'è l'uso prolungato dei contraccettivi. Insomma, qui c'è il 49% dei ginecologi che pensa che usando ormoni per stimolare l'ovaio, usando la fecondazione in vitro o usando per 8 anni la pillola, io riesco a spostare artificialmente in avanti il limite della fertilità femminile. Quindi se io penso che sia 44, lo sposto a 47-48 e via dicendo. Mentre il 51%, cioè la metà, dà la risposta giusta, ossia che non c'è nessun trattamento che possa posporre il limite della fertilità femminile. Questo è importante. Cosa indica? Indica che qui c'è un limite importante nella didattica e nella formazione di chi prende una specialità in ginecologia. Perché è vero che quei ginecologi non fanno medicina della riproduzione durante la mattina in ospedale, ma è anche vero che molti di loro vanno in studio al pomeriggio e vedono anche coppie con problemi di riproduzione. Quali consigli daranno a queste coppie se la loro idea è questa? Allora, noi oggi sappiamo che il limite c'è. E sappiamo anche che esiste la possibilità tecnologica di stimare quanti ovociti sono necessari in base all'età della donna e personalizzare il programma di eventuale crioconservazione di ovociti. Allora, noi vediamo qui un grafico in cui sulle ordinate c'è la probabilità di avere almeno un bambino e qua sotto il numero di ovociti necessario, a seconda dell'età della donna. Una donna di 36 anni è questa curva qui. Per avere 80% di probabilità di avere un bambino, necessita di mettere in congelatore un po' meno di 20 ovociti. Una donna di 41 anni, che è questa curva, per avere la stessa probabilità, attorno all'80% di avere un bambino, dovrebbe crioconservare 55 ovociti. Questo è interessante perché dà un segnale
sull'andamento in peggioramento della qualità degli ovociti e ci mette un'arma in mano per poter fare il counseling a donne che hanno un'età ben più giovane rispetto al loro limite di fertilità, ma alle quali noi dobbiamo prospettare il fatto che passando gli anni necessiteranno sempre più uova per poter avere un bambino. Al punto che in donne di 43-44 anni non esiste la possibilità di raggiungere la certezza di avere un bambino. Voi mi direte la certezza non ce l'abbiamo mai, io sono d'accordo, ma non ci si avvicina neanche lontanamente alla certezza. Qui con 100 ovociti una donna di 44 anni non ha più del 52-53% della possibilità di avere un bambino, con 100 ovociti. E quindi è ovvio che avrà una probabilità bassissima se andrà a cercare una gravidanza spontanea o se risponderà alla PMA facendo tre ovociti. Ancora, la gestione della coppia infertile. Immaginiamoci il 1985, 35 anni fa. Età media della donna attorno ai 27 anni. Questo è un dato reale, sono andato a rivedermelo nelle mie schede. Si faceva un approfondimento diagnostico prolungato con molti esami per capire la causa dell'infertilità. Le possibilità terapeutiche erano limitate. Era necessario capire, in sostanza, se il caso rientra in quelli curabili o se si deve consigliare l'adozione, perché all'epoca l'alternativa era, se non si riusciva a curare, cari signori, andare ad adottargli un bambino già fatto. La PMA era agli albori nell'85. Era poco efficace, la pregnancy rate per transfer embrionario era in media attorno al 10%, era molto invasiva, ci voleva una laparoscopia e anestesia generale per prelevare le uova in regime di ricovero, c'era un forte impatto sul quotidiano e sull'attività lavorativa, si facevano ecografie, dosaggio dell'estradiolo praticamente tutti i giorni, a partire dal quarto o quinto giorno di stimolazione. Si richiedeva riposo a letto dopo il prelievo degli ovociti. Addirittura si stava ricoverati 2 giorni e persino dopo il transfer si diceva che bisognava stare a letto. Non c'era ovviamente nessuna possibilità di diagnosi genetica sugli embrioni, si metteva nell'utero quello che si trovava e c'era un'elevata incidenza di gravidanze gemellari perché era la prassi mettere nell'utero due, tre e qualche volta anche più di tre embrioni, data l'efficacia complessiva della terapia. Beh, oggi nel 2020 le cose sono un pochino cambiate. Oggi l'età media della donna è attorno ai 35 anni, anzi, in alcuni centri di PMA, diciamo di secondo livello, vogliamo dire di riferimento, chiamiamoli, l'età media è attorno ai 37-38 anni. La diagnostica è limitata ad esami essenziali di inquadramento perché c'è la necessità di mantenere dei tempi rapidi, quindi si organizzano protocolli diagnostici rapidi con esami in rapida successione e bando alle ciance, si fanno gli esami essenziali per inquadrare la paziente, capire la strada, il braccio terapeutico dove deve essere inserita, ma tutto in tempi rapidi perché siamo davanti a donne che quasi sempre hanno un'età riproduttiva già preoccupante. Le possibilità terapeutiche oggi però sono avanzate e sono efficaci, come ripeto, nell'80% dei casi, purché vengano effettuate per tempo. La PMA si è evoluta. Oggi l'efficacia è buona, la pregnancy rate per embryo transfer è mediamente in centri di livello buono attorno al 35%. Non è così su base nazionale, ma se prendiamo i centri a livello anche italiano di buon livello, io credo che a una pregnancy rate per transfer del 35% medio ci possiamo arrivare. È una procedura totalmente ambulatoriale, non richiede ricovero. È fatta in anestesia locale, voglio dire, nessuno vieta di addormentare le donne al pick-up, ma non è più strettamente necessario. Posso fare un pick-up benissimo anche in anestesia locale. L'impatto sul quotidiano e sull'attività lavorativa delle donne è limitato. Io vedo che più o meno si fanno un paio di ecografie per ciclo di FIVET, da 1 a 3, e altrettanti dosaggi dell'estradiolo. Però non si fa più venire la paziente tutti i giorni, si fanno molti meno controlli. Non c'è bisogno di riposo a letto dopo un pick-up e un transfer.
Da noi, dopo 2 ore dal pick-up, se ne vanno a casa e se al pomeriggio fanno un lavoro sedentario possono benissimo lavorare. Dopo il transfer stanno un quarto d'ora sul lettino, dopodiché se ne vanno a casa e se vogliono quel giorno lì lavorano. Magari non vanno a fare ginnastica aerobica, però lavorare possono andare. Oggi c'è una possibilità di diagnosi genetica preimpianto e c'è un'incidenza contenuta di gravidanze gemellari, perché la discussione è tra trasferire un embrione o trasferire 2 embrioni. È già più infrequente che si scelga di trasferire 3 embrioni. Generalmente chiunque coltiva gli embrioni fino a blastocisti ne trasferisce una. O proprio in casi di età avanzata, con tanti fallimenti alle spalle, ne trasferisce 2. E chi fa diagnosi genetica preimpianto non ha proprio alternative, ne trasferisce sempre una. Per cui la possibilità di gravidanze gemellari si è molto ridotta rispetto al 1985. Ora, tutte queste cose sono un prima e un dopo che sono capitate in 35 anni di PMA come noi l'abbiamo vissuta e come la trovate descritta in qualunque testo di ginecologia. Quindi non avete assolutamente bisogno del sottoscritto che ve la racconti, perché è qualcosa che probabilmente là dove svolgete il vostro percorso di specialità viene praticato. Potete andare a vedere, consiglio assolutamente a chiunque di andare a vedere anche solo poche volte l'esecuzione di una fecondazione assistita, l'inquadramento di una coppia infertile, il monitoraggio di una stimolazione ormonale per PMA. Ecco, queste sono cose che oggi non è accettabile che un ginecologo non abbia mai visto. È accettabile che non sappia fare, perché nessuno saprà fare tutto e tutto bene. Cercherete senz'altro un campo che vi interessa più degli altri, vi dedicherete, diventerete dei maestri in quel campo e avrete un'infarinatura in tutti gli altri campi. Però è importante che l'infarinatura ce l'abbiate, cioè oggi non si può ignorare totalmente il percorso della PMA. Quindi non sto a farvelo vedere, ma questo lo trovate dappertutto e specialmente lo trovate nei vostri ospedali per andare a vedere con i vostri occhi. Ma cosa possiamo pensare che cambi? Non dico in altri 35 anni, chiedo scusa, ma io ho 61 anni, mi veniva difficile pensare a 35 anni perché probabilmente non ci arriverò, ma magari se mi va bene tra 20 anni ci arriverò. E allora ho preferito mettere un orizzonte temporale a 20 anni. Cosa cambierà? Beh, allora magari cambierà la capacità di prevenzione sulla base di uno screening genetico individuale da fare magari a 18 anni. Si potranno identificare dei geni predisponenti all'esaurimento precoce della riserva ovarica in modo da crioconservare degli ovociti in chi è predisposto o dire guarda che tu hai quel limite per la tua riproduzione individuale, sarebbe molto bello e probabilmente ridurrebbe di molto la necessità del ricorso alla fecondazione eterologa con ovodonazione. Sarà possibile identificare dei geni predisponenti a malattie con impatto sulla fertilità. Per esempio l'endometriosi, fantastico. Io dico a un adolescente che è predisposta a sviluppare un'endometriosi e tengo d'occhio questa paziente in maniera tale che quando questa predisposizione si dovesse concretizzare non mi ritrovo una situazione disastrosa come oggi qualche volta troviamo nella pelvi di qualche paziente che affetta da endometriosi, veramente vive una vita difficile, in preda a dolori importanti e ha una fertilità riduttissima. Possiamo pensare al miglioramento dell'efficacia della PMA? Beh, io credo che probabilmente ci sarà un'evoluzione delle tecniche di coltura in vitro. Magari faremo il transfer in 12ª giornata anziché in quinta. Si può già coltivare in vitro fino a 12 giorni gli embrioni e questo è possibile che diventi poi la routine. Ci sarà un'evoluzione delle tecniche di selezione embrionaria? Beh, probabilmente. Quello che sicuramente non cambierà è che molti degli embrioni della specie umana saranno anomali. Si tratterà di selezionarli meglio, magari usando la metabolomica, la trascrittomica, oltre alla genetica. E a proposito della genetica, magari ci sarà un'evoluzione delle tecniche di diagnosi genetica preimpianto. Mi aspetto una riduzione dei costi.
un'estensione delle indicazioni, magari una minore invasività, una minore possibilità di nuocere all'embrione. Beh, io credo che su questa previsione qui ci metto la mano sul fuoco, perché mettendomi nei panni di una paziente è ovvio. Se io chiedo a qualunque donna, vuoi che analizzi i tuoi embrioni, l'embrione che va nel tuo utero dal punto di vista genetico e veda se è normale, oppure mi limito a guardarlo, se è carino te lo metto nell'utero? Io penso che il 100% delle donne, se la diagnosi genetica preimpianto costasse poco e non fosse qualcosa che possa nuocere all'embrione, diranno: ma ovviamente voglio la diagnosi genetica. Quindi io credo che ci sarà un'estensione delle indicazioni, man mano che si ridurrà l'invasività e il potenziale danno sull'embrione, e si ridurranno i costi, che sono i due fattori limitanti di oggi. E altrimenti è ovvio che la diagnosi genetica è un meccanismo di selezione embrionaria che non può far altro che diffondersi. Saremo capaci a estendere il limite di fertilità femminile, quello che oggi noi riteniamo invalicabile? Ma può anche darsi, magari useremo la MH ricombinante. La MH è un fattore che riduce il consumo di follicoli. Avremo degli analoghi della MH? Può essere. Avremo fattori a effetto antiapoptotico locale in grado di ridurre la perdita di follicoli per apoptosi solo a livello ovarico, senza comportare un effetto antiapoptotico generalizzato che sarebbe pericoloso per la difesa anticancro del nostro organismo. Saremo capaci di attivare farmacologicamente cellule staminali ovogoniali che sappiamo ci sono nell'ovaio. L'ovaio ha 2-3% di cellule staminali sotto nella corticale, ma non riusciamo ad attivarle. Riusciremo a fare una neofollicologenesi che ci porterà a un rinnovo del numero e della qualità degli ovociti, tale da ridurre, abolire, spostare, posporre l'età limite della fertilità femminile? Oppure proporremo una crioconservazione ovocitaria elettiva a 22 anni per tutte le donne? Diventerà un'abitudine? Diventerà un'abitudine mettere in congelatore delle uova e poi vediamo nella vita cosa succede? Ma può anche darsi, è una questione di costi, è una questione, direi, non tanto di tecnica, ma è una questione culturale. L'idea di farsi una polizza assicurativa per la fertilità. A 22 anni mi faccio stimolare, metto da parte una dozzina, forse anche una quindicina di uova, dopodiché mi faccio la mia vita, la mia carriera, le mie scelte. E a un certo punto o riesco a concepire spontaneamente, oppure, in base alle curve che abbiamo visto prima, più o meno mi resterà un 80% di possibilità di diventare madre. È una questione culturale, è solo questione di tempo e 20 anni sono un tempo piuttosto lungo. Quello che è possibile è ipotizzare che nel 2040, tra 20 anni, non saranno più il 3-4% i bambini concepiti con PMA rispetto al totale dei bambini, ma la quota sarà molto più elevata. Pensate se molte donne ricorreranno al concepimento con ovociti crioconservati. Questi saranno tutti concepimenti con PMA. Quindi, se diventa vero che a 22 anni le donne mettono da parte gli ovociti per usarli quando ne hanno 45, li useranno con PMA. E io credo che la probabilità che succeda che fino al 35% dei bambini possa essere concepito con PMA è una probabilità non così remota come può sembrare guardandola oggi. Io penso che voi vedrete l'evoluzione di questo mondo e qualcuno di voi ci lavorerà in questo mondo. Io non ci lavorerò più per raggiunti i limiti di età, spero però, e ci conto, di essere qua a sentire una vostra conferenza, una conferenza di qualcuno di voi, che racconterà quello che sarà cambiato negli ultimi 20 anni dell'infertilità negli ultimi 20 anni di impiego della PMA dal 2020 al 2040. E io sarò molto interessato di andare a rivedere questa mia diapositiva per vedere che cosa veramente sarà cambiato. Grazie tante per la vostra attenzione. Grazie professore, da parte di tutti gli specializzandi, per questa bellissima e chiara lezione, soprattutto per un argomento ostico
visto che molti come noi non masticano di PMA, spesso la vediamo come una tecnica appunto di avanzata, molti di noi non fanno rotazioni negli ambulatori di PMA. A questo punto noi potremmo spostare tutta la discussione a dopo, come in genere facciamo, se lei è d'accordo, quindi anche dopo la parte del professore Colacucci. Ok, va bene. Vediamo un attimino se mi riesco a recuperare le diapositive, che non so bene come si fa. Sì, ma però mi devo andare a vedere. Come faccio a condividere una? Prof, devi attivare il video, che ora è disattivato, e poi c'è condividi schermo. Ma mi dice stai presentando, il problema è che sul mio schermo ce ne stanno. Condivido. Prof, perché dopo aver avviato la presentazione deve aprire il file da voler far visionare e lo deve mettere in modalità presentazione. Lo apro? Ora noi vediamo il suo monitor, quindi tutto quello che fa sul monitor lo vediamo noi. Ah, io non me lo vedo però. Ora me lo vedete? Perfetto. Beh, io non mi vedo proprio e, no, e non vi vedo, non fa niente. Noi vediamo e sentiamo, prof. Quindi... Va bene, perfetto, allora continuiamo così. Allora, quello che diceva Alberto, tutta una serie di scenari che prospettava Alberto per il futuro mi atterriscono, se devo essere sincero. Sarà che sono anziano e per me la riproduzione comunque ha un significato di, non è soltanto fare figli, ha un significato leggermente diverso, e rientra in un contesto naturale, l'idea che la donna a 20 anni si congela gli ovociti e poi fa un figlio a 40 quando ha finito tutte le sue pratiche di tipo pratico, si è comprato la macchina, ha trovato il lavoro, ha cambiato ha fatto la cucina nuova, tutta una serie di cose, mi rende la riproduzione molto molto un fatto consumistico. E mi immagino che sia, cioè nel mio immaginario è leggermente diversa. Lo scenario, secondo me, di nati è uno scenario che diventa sempre più terribile. Poi lo vedremo alla fine della mia presentazione, perché con il Covid non so bene l'anno prossimo quanti nati avremo, perché abbiamo una diminuzione dei nati. Ogni anno intorno al 20%, quest'anno ci mettiamo il Covid e ci mettiamo che abbiamo interrotto riproduzione assistita per un 2 o 3 mesi. Sommiamo il tutto e vediamo un attimino l'anno prossimo quante gravidanze riusciamo a avere. Forse l'immaginario dovrebbe essere diverso, riuscire a immaginare di mettere di nuovo la gravidanza all'interno di un percorso naturale, nei tempi che la natura ha previsto e che noi possiamo andare poco a modificare. 30 anni fa probabilmente la donna di 44 non si poneva proprio il problema della qualità dei suoi ovociti perché aveva già ampiamente completato il suo programma riproduttivo, nel senso che chi lo voleva fare li aveva fatti, chi non li voleva fare aveva già deciso di non volerli fare. Noi invece ci troviamo in un'epoca in cui a 44 si incomincia a pensare se è il caso di sentirsi maturi, di incominciare ad avere una gravidanza. E questo porta anche ad una notevole implementazione dell'ovodonazione. Però sono problematiche, ripeto, che se vogliamo discuterne sono ampiamente disponibile. Parliamo invece di come il Covid ha modificato la riproduzione assistita. Considerate che sono il presidente Augusto, in SIGO abbiamo fatto un gruppo di interesse speciale sulla sterilità, cioè riunendo le migliori competenze in ambito di medicina della riproduzione, sia pubblico, quindi universitari ospedalieri, sia privati privati che privati convenzionati, abbiamo fatto con questo gruppo, ci siamo riuniti e abbiamo fatto un documento dicendo che approvavamo l'idea
di sospendere le tecniche di riproduzione assistita, perché ci trovavamo in un momento di lockdown in cui non potevamo andare a unire alle problematiche che ci dava l'infezione anche la problematica riproduttiva. Avevamo detto che le uniche eccezioni erano i cicli che erano già iniziati e la preservazione della fertilità in pazienti oncologiche, per cui mentre ho una perplessità alla preservazione della fertilità nella ventenne che così le regalano la mastoplastica additiva a 18 anni, per così è più carina, e le regalano pure 20 ovociti crioconservati, ho una perplessità teorica. Sulle oncologiche, che hanno sicuramente una problematica di tipo riproduttivo, secondo me doveva essere continuata. Come faccio a scendere qua? Quindi le motivazioni che ci hanno portato logicamente a un blocco dell'attività era ridurre gli spostamenti, i contatti interpersonali, il numero di accessi alle strutture cliniche che erano operate da altre problematiche proprio per limitare il numero dei contagi, andare ad azzerare tutte le possibili complicazioni, tutti i possibili accessi dipendenti dalle complicazioni da PMA in pronto soccorso che avevano altre esigenze, limitare le risorse umane ed economiche e proprio finalizzarle a quello. Considerate che se nel periodo di lockdown, cioè fino a domani, abbiamo seguito le gravidanze, è perché la Società Italiana di Ginecologia ha fatto un documento all'inizio dicendo che era impensabile che il percorso nascita fosse considerato non indifferibile. Il Ministero e le Regioni hanno recepito questo nostro messaggio e noi abbiamo potuto aprire gli ambulatori per mantenere il percorso nascita. Considerate che gli unici specialisti che hanno mantenuto, diciamo, il 70% delle loro attività, cioè tutte quelle ostetriche, sono i ginecologi, proprio in rapporto a questo periodo di lockdown che comunque sta finendo, ma in questo periodo ci siamo posti delle problematiche. Quanto l'infezione da coronavirus, che ha sicuramente un impatto soprattutto sul respiratorio, potesse avere un impatto sulla riproduzione. E quindi abbiamo analizzato un attimino la letteratura esistente, abbiamo visto se vi erano dei dati che potevano andarci a dare delle informazioni su queste tematiche. Sicuramente il virus non è stato ritrovato né nei tamponi vaginali di donne Covid positive, né il virus è stato ritrovato nei campioni di liquido seminale, per cui si può dire che una trasmissione attraverso i liquidi biologici è estremamente difficile. È chiaro che se la trasmissione avviene attraverso l'aerosol, inevitabilmente il contatto stretto porta ad un aumento del rischio. Però se queste due coppie hanno rapporti sessuali non aumentano il rischio di infezione, ma il rischio di infezione è analogo che se non avessero rapporti sessuali. Come si localizza a livello delle vie genitali? Allora, noi sappiamo che la porta di entrata del virus è determinata dal legame con l'enzima ACE2, l'enzima ACE2 che degrada l'angiotensina 2 e l'angiotensina 1,7 nell'ambito del complesso sistema renina-angiotensina. Quindi l'ACE2 è espresso in molti organi. Quanto è espresso a livello della sfera genitale? Quindi sono presenti i recettori a livello dell'ovocito, sono presenti i recettori a livello delle cellule del cumulo, dell'endometrio. La letteratura che cosa ci dice? Ci dice che sicuramente sono stati riscontrati recettori ACE2 nell'endometrio. Quindi questo studio
permette di dimostrare dall'endometrio la capacità di generare angiotensina 1,7 tramite l'asse recettore angiotensina 1,7 ACE2. Però non sappiamo se nella realtà il virus riesce, si lega realmente al livello del recettore endometriale, se poi a livello endometriale possa andare a determinare delle modificazioni, nel senso se la presenza del virus a livello endometriale, per esempio, potrebbe andare a modificare la capacità di impianto di quell'endometrio. A livello ovarico è stato riscontrato presenza di ACE2 a livello del tessuto ovarico, anche qua come è stato riscontrato angiotensina 1,7 e ACE2 sia a livello dei follicoli sia a livello del fluido follicolare, poi nella realtà non sappiamo se il virus è in grado di legarlo realmente a livello del tessuto ovarico, nel senso non sappiamo se riesce a raggiungere il tessuto ovarico e realmente a legarlo. E qui lo faccio. Difficoltà a far scendere la diapositiva. Nel maschio c'è stata per esempio una grossa pubblicizzazione del testicolo serbatoio di virus. Nella realtà i lavori enfatizzano che sicuramente l'ACE2 espresso nelle cellule di Leydig, negli spermatogoni, alle cellule del Sertoli, però a differenza degli altri coronavirus studiati, il Covid-19 non sembra coinvolgere in maniera significativa il testicolo. È chiaro che la presenza di ACE2 in un tessuto non significa che ci sia la presenza del virus, perché il virus per poter penetrare all'interno della cellula ospite ha bisogno sia del recettore ma anche di altre strutture. Un ruolo importante sembra averlo la proteasi di MPRSS2, che è necessaria per garantire l'ingresso del virus nella cellula ospite. La trascrizione di questa proteasi è regolata dai livelli di androgeni dal recettore agli androgeni, e quindi nella realtà non abbiamo nessun dato conclusivo sia sul ruolo del Covid sui gameti, sia nessun dato sul ruolo del Covid sull'embrione, perché noi finora abbiamo informazioni sulla gravidanza a termine, nel senso per ora hanno partorito donne Covid positive e avete sentito 2 settimane fa Enrico Ferrazzi che ci ha parlato dei rapporti fra Covid e gravidanza a termine, neonato e parto. Se vedete i dati aggiornati da Epicentro, che è una struttura dell'Istituto Superiore di Sanità a cui tutti quanti noi come società scientifiche collaboriamo, nella realtà informazioni sulla trasmissione verticale, ogni tanto esce un lavoro che dice sì, vi è stato un neonato affetto, ma il dato è un dato singolo. Rimarrei con il dato dell'escere che dice che, che anche senza dati specifici disponibili si presume che spermatozoi e uccide di embrioni non risultino infetti. Questo è chiaro che sarà una valutazione che faremo a distanza, perché le gravidanze che insorgono adesso in donne Covid positive non so che numerosità abbiamo e non so poi che tipo di evoluzione avranno. Sicuramente l'infezione dal coronavirus sicuramente determina un'alterazione del sistema immunitario materno. Già il sistema immunitario materno durante la gravidanza subisce degli adattamenti in senso pro-infiammatorio. La presenza di un ulteriore, diciamo, stato infiammatorio determinato dall'infezione potrebbe logicamente andare ad acuire l'effetto del virus sulle modifiche del sistema immune in rapporto allo stato infiammatorio. In queste diapositive è proprio sottolineato come le gravi forme di malattia Covid-19 sono associate ad una tempesta citochimica che potrebbe andare a peggiorare lo stato infiammatorio e quindi potrebbe andare a determinare delle alterazioni nell'evoluzione della gravidanza. Come una trasmissione verticale intrauterina nella realtà non ci sono prove, ripeto, nella letteratura, cioè
letteratura, diciamo, la cronaca ci riferisce di un neonato morto da Covid, però quale è il se realmente vi è stata una trasmissione verticale o meno, questo è un dato che sicuramente non riusciamo ancora a dire con certezza. Vede, al momento la previsione non è stata confermata, anche se per SARS e MERS sono stati presentati casi di trasmissione verticale, abbiamo sicuramente dei casi di infezione molto, molto precoce in un caso un bambino è nato con IgM elevate contro il virus, facendo immaginare un'infezione durante il parto, che è leggermente diversa da un'infezione verticale, vuol dire trasplacentare. Quindi questo è sicuramente un tutto assolutamente in progress. Adesso è finito il lockdown, da domani in Regione Campania, da lunedì in Regione Campania, riprendono tutte le attività. Prima che riprendessero, noi come Società Italiana di Ginecologia abbiamo spinto perché nella fase 2 si ripartisse anche con la riproduzione assistita. Perché? Perché non ci stavano prove scientifiche che sconsigliano di iniziare una gravidanza, nel senso che se io non ho un dato in letteratura che mi dice che la gravidanza insorta in questo periodo ha un rischio di sequele maggiori, non vedo perché non possa cercare di averla. Le motivazioni che ci avevano portato a dire bene, sospendiamo tutte le procedure non differibili, adesso invece ci portano a dire bene, ricominciamo a pensare alle procedure differibili, perché un lockdown che dura oltre il tempo che è durato è assolutamente eccessivo. Questo vale per la ginecologia ma vale per tutto. Non mi sembra possibile che chi ha una gastropatia non possa andare a fare un controllo e vedere da che dipende il suo dolore gastrico, ma deve soltanto andare quando quel dolore gastrico sarà diventato un cancro gastrico. A maggior ragione in ginecologia avevamo tutta una serie di problematiche in rapporto al desiderio riproduttivo. Le coppie che abbiamo bloccato improvvisamente sono coppie che hanno vissuto il periodo di lockdown in una situazione molto peggiore. Perché? Perché loro hanno una problematica riproduttiva che cercano di risolvere. Una cosa è dire bene, io uso un contraccettivo per 2 mesi e poi il figlio me lo programmo fra 2 mesi. Una cosa è dire bene, ero in una lista d'attesa per fare una PMA, ho 42 anni, se mi dura per molto tempo la mia capacità riproduttiva, che già era scarsa, diventa zero e non riuscirò mai a risolvere il mio problema riproduttivo. Quindi una risposta di questo genere immediata la dovevamo andare a dare. È chiaro che abbiamo immaginato, se abbiamo sospeso per 2 mesi la ripresa, non possiamo in un mese fare tutto quello che avevamo programmato nei 2 mesi precedenti, quindi un minimo di gradualità, perché avevamo immaginato che potevamo ripartire con i cicli interrotti, cioè con tutti i crioconservati che non abbiamo trasferito, perché abbiamo detto che bloccavamo tutti i transfer che non erano stati effettuati e crioconservavamo, e poi ripartiremo in un'ottica di gradualità, con soprattutto partendo dalle donne che hanno una potenzialità riproduttiva ridotta. Quindi abbiamo, come SIGO, fatto delle raccomandazioni che poi abbiamo visto in un tempo successivo sono state riprese anche dall'ESCRE, da altre società scientifiche internazionali, e se devo essere sincero, da coordinatore di questo gruppo sono assolutamente soddisfatto che una società italiana abbia fatto una proposta che sia stata ripresa dalle società internazionali. In genere è sempre l'inverso, invece siamo stati sufficientemente tempistici, abbiamo sfruttato le alte competenze presenti nel nostro gruppo per fare una progettualità che prevedeva una prima gestione con teleconsulto. Considerate che il teleconsulto oramai è incentivato in tutte le forme,
la diagnostica della sterilità per la prima visita, per tutti con, per tutte le visioni delle analisi, per la programmazione, per la diagnosi del tipo di sterilità, quindi per la certificazione del tipo di sterilità, per la prescrizione dei farmaci, sembra un approccio ottimale in telemedicina. Questo va logicamente a ridurre in maniera significativa il numero di accessi che abbiamo nell'ambito delle nostre strutture e va quindi a minimizzare gli accessi in presenza che dobbiamo andare a fare. È chiaro che poi noi dovremo fare degli accessi in presenza nel momento in cui andiamo a programmare una riproduzione assistita. Allora, se io sono il responsabile di un punto nascita, come lo sono, ho programmato un triage fatto al di fuori della struttura a cui accedono tutte le persone che devono accedere al mio punto nascita, quindi sia per le attività ambulatoriali sia per le attività di ricovero. Poi, fatto quel triage, la donna entra in un percorso. Nella riproduzione abbiamo immaginato un triage ripetuto nel tempo. Perché? Perché noi possiamo fare un primo triage telefonico 10 giorni prima dell'inizio del ciclo di stimolazione ovarica, in modo da valutare lo stato di quella coppia prima dell'inizio dei farmaci. Lo dobbiamo rivedere al momento della stimolazione, quando diamo l'ok alla donna per incominciare la stimolazione, e poi lo dobbiamo rivedere al momento del triggering, cioè al momento in cui andiamo a somministrare l'HCG o l'analogo dell'LH, o incominciamo a dare il progesterone, perché stiamo programmando il momento del transfer embrionale nei cicli crioconservati. Ogni triage permette di dividere le coppie in tre possibili scenari. Uno scenario 1, in cui la coppia è asintomatica e negativa alla scheda di triage. Penso che tutti quanti noi ormai siamo esperti con la tipologia di triage, che è sicuramente clinico anamnestico più controllo della temperatura. Nel nostro caso, nei casi sospetti, andiamo a fare anche i test rapidi. E stamattina parlavo con Luca Gianaroli che qualcuno aveva una perplessità sull'introdurre i test rapidi nel protocollo. Poi mi ha detto: ah, oggi è uscito un protocollo internazionale che prevede i test rapidi e afferma la validità dei test rapidi. Noi l'avevamo proposto 10 giorni fa. Quindi, nello scenario 2, pazienti positivi al triage o con sintomi lievi a specifici, vanno a fare test rapidi. Lo scenario 3, paziente con una sintomatologia conclamato con un test già positivo. Questi logicamente avranno delle, a secondo dello scenario, andranno a fare delle procedure di tipo diverso. Quindi, se fanno parte dello scenario 1, incominciano e quindi afferiranno al secondo triage, al secondo giorno del ciclo. Se invece al primo triage fanno parte dello scenario 2, faranno i test rapidi, poi sulla base del test rapido o andranno, rientreranno nello scenario 1 o andranno nello scenario 3, e come lo scenario 3 si sospenderà il ciclo. Al secondo triage, stessa procedura, la coppia potrà afferire a uno dei tre scenari: scenario 1 continua perché a basso rischio, scenario 2 fa i test rapidi, scenario 3 si sospende, chi fa i test rapidi poi a secondo della risposta diventerà scenario 1 o scenario 3. Al terzo triage lo stesso, quindi abbiamo la possibilità di bloccare la coppia tre volte, in modo da portare a fare il pick up e il transfer soltanto alle coppie che sono a basso rischio. Questo è un altro schema prodotto da Luca Gianaroli, in cui è maggiormente schematizzato logicamente la tipologia dei test rapidi, quindi il tipo di percorso che fanno a secondo di presenza o assenza di IgG e IgM. È chiaro che poi la SIGO ha fatto tutta una serie di raccomandazioni sulla gestione dello spazio, sulla gestione del personale. Nella gestione del personale siamo entrati nel merito, nel senso che soprattutto i centri pubblici hanno
un numero di biologi minimo, giusto al limite per essere nella norma, dobbiamo assicurare non soltanto la prosecuzione del ciclo quando lo iniziamo, e dobbiamo garantire che se anche uno degli operatori si ammalasse perché diventa Covid positivo, il ciclo non viene interrotto. Per cui abbiamo immaginato di fare dei programmi per le strutture che hanno la possibilità di creare più mini team, di avere due mini team che lavorano differenti, in maniera tale che uno può sostituire un mini team può sostituire l'altro se questo ha delle problematiche, o più facilmente, tipo a Napoli stamattina parlavo con la Federico II e parlavo con Avellino, avevamo concordato di fare un protocollo da portare da mantenere fra di noi, per cui assicuravamo che un nostro biologo, un nostro clinico poteva andare in una delle tre strutture, cioè uno mio poteva andare alla Federico II o ad Avellino se, e viceversa, se condizioni cliniche impedivano al personale di poter lavorare. E questo come personale, se per una qualsiasi situazione il centro chiude per un qualsiasi motivo, che quelle coppie che hanno iniziato il percorso lo possono completare nell'altra struttura. È chiaro che avevamo immaginato delle procedure d'accesso, abbiamo immaginato quindi di logicamente non fare mai il prelievo vocitario se non in condizioni in pazienti Covid sospette, se non in condizioni di rischio di sovrastimolazione. Per cui blocchiamo tutte le donne, a meno che non la blocchiamo, non verifichiamo che è diventata positiva al momento del pick up, abbiamo una grossa risposta, quindi dobbiamo per forza fare il prelievo vocitario. In quel caso abbiamo dato una serie di raccomandazioni sull'utilizzo di come effettuare il prelievo in donna Covid sospetta, che sarà utilizzare le stesse procedure che utilizziamo normalmente se voglio operare di cancro una donna che è Covid positivo, se voglio far partorire una donna Covid positiva. Per la parte laboratoristica abbiamo condiviso pienamente le raccomandazioni della Società Italiana di Embriologia, abbiamo visto che le nostre raccomandazioni sono, vedete, assolutamente analoghe a quelle dell'Escere. Ultimo aspetto prima di chiudere era il decremento delle nascite previsto. Dicevo che negli anni abbiamo un decremento delle nascite in regione Campania, che pure una regione ad alta natalità, l'anno scorso vi è stato un decremento intorno al 20%. Sicuramente l'assenza di riproduzioni assistite per un certo periodo di tempo, noi come gruppo della SIGO avevamo immaginato una diminuzione di 7-8 mila nascite nell'ambito di tutta la nazione. Poi mi erano arrivate alcune diapositive che mi è sembrato carino condividere con voi. Queste erano, diciamo, la diminuzione di 8.000 trattamenti, quindi circa 1.500 bambini che pensavamo in meno. Mi erano invece venute queste diapositive che erano carine su quanto impatta la pandemia sulla demografia. Analizzando le epidemie dei decenni precedenti, sicuramente si evidenzia come gli eventi ad alta mortalità, come carestie, terremoti e malattie, determinano dopo 9 mesi una grande diminuzione delle nascite. Per cui l'idea che uno dice, vabbè, ora stanno tutti a casa, per cui fra 9 mesi avremo un boom delle nascite, è un'ipotesi assolutamente sbagliata. Perché? Perché immaginiamo invece che vi sarà una ripresa, che vi sarà una profonda diminuzione della natalità, che si accentuerà
dopo fra 9 mesi, 10 mesi, per poi riprendersi leggermente dopo altri 3-4 mesi. Quindi noi immaginiamo che le coppie che hanno una capacità spontanea di avere gravidanze riprendano ad avere rapporti in un'ottica riproduttiva più verso maggio, giugno, luglio, agosto che adesso, e questo andrà sicuramente ad impattare molto sulla natalità. Considerate che il calo delle nascite è una problematica non solo per la categoria dei ginecologi, perché vanno a diminuire i punti nascita, perché vanno a diminuire il numero di nati nel singolo punto nascita con accorpamento dei punti nascita, ma va a impattare sulla scolarità, sugli asili nido, su tutta una serie, sulla previsione di pensioni, e quindi ha un grossissimo impatto un grossissimo impatto sulla società, che mi faceva piacere condividere con voi. Ho finito e siamo pronti, sia io che Alberto, a rispondere alle vostre domande. Togliamo questo. Grazie prof per la lezione veramente chiara. Quindi possiamo aprire lo spazio per le domande. Come al solito presentiamoci sempre, diciamo da che scuola veniamo, così anche in un'ottica di conoscenza reciproca. Inizio io a fare una domanda a questo punto, prof, a lei. Volevo chiederle, secondo lei